fosse ancora un solo tabù, ancora un piccolo perché, l'ombra lunga di un totem, la Vergine fanciulla, il mio fucile ad aria compressa, un sogno, un velo, una speranza, una visione, un rischio, un inganno. Un soffio, un urlo, il tuo rifiuto inutile. Bruno Mancini, oltre che ideatore degli ormai ben noti progetti culturali in favore della diffusione della poesia, è uno scrittore, ed in particolare poeta e narratore. Oggi ve lo presento tramite alcuni dei suoi innumerevoli versi racchiusi nella raccolta La Sagra del Peccato. Si tratta di poesie che vanno dal 1957 al 2003. Quello che una poesia ci può dare in termini di contenuti, sensazioni, evocazioni, è sempre qualcosa di molto personale, che esula, oserei dire sempre, da quello che il poeta pensa, sente e immagina nel momento in cui la sua penna scrive i versi sul foglio. Consapevole di questo, Bruno Mancini, nel presentarci in questa opera il filo conduttore che lega le sue poesie, chiarisce che la sua azione è condotta dal punto di vista dell'autore. Che si decida o meno di seguire tale filo conduttore, una cosa è certa: leggere queste pagine ci introduce in un mondo poetico interessante e coinvolgente. Vi leggo ora alcuni versi della raccolta, in particolare la poesia Lamento plebeo. Ho colto il senso della tua assenza dall'acre odore di carta stampata. Nel vecchio rodeo di mitici emblemi, tu, fionda e golia. Sul collo del vinto, catene preziose di pensieri. Fasciati da dubbi, contorti, snodati, strezzati, salvati, uscimmo. Era il 1961. Ne passa di tempo. Oggi il sole d'agosto non sboccia più semi nei sassi. Il mare d'agosto non gonfia più vele nel golfo. Manca l'addio nella mia mente, non più plebea. D'agosto si muore solo. Vi presento oggi la seconda parte della Sagra del Peccato, raccolta di poesie dal 1957 al 2003 del poeta e narratore Bruno Mancini, il quale egli stesso ci fornisce, cosa insolita per un testo di questo tipo, una trama, sottolineando che si tratta di una trama dal punto di vista dell'autore, cosa che credo debba essere per una raccolta di poesie. Vediamo quindi questa trama. Parte prima. Un poeta, mentre sta mettendo a punto una raccolta di vecchi e nuovi scritti, muore di qualcosa. Sul palcoscenico virtuale, un personaggio creato dall'autore in un'opera precedente, Ignazio, mescolando le storie delle sue gesta al racconto originale, sempre più prepotentemente si impossessa del ruolo di protagonista. Fino alla lunga estesa dell'evento, che consiste nel trapianto del cuore del poeta morto sul corpo dell'avventuriero Ignazio. Parte terza. Dopo il confuso risveglio di Ignazio, il poeta recupera il suo ruolo centrale, dettando le regole che consentiranno la sopravvivenza del prepotente avventuriero, e accade quindi che per soddisfarle, lentamente ed involontariamente, Ignazio si trasforma prima in poeta ed infine così. Dovremmo leggerlo nella raccolta. Vediamo ora una poesia della seconda parte. Se non hai scritto mai poesie d'amore o di tristezze, oppure aspetti ancora il tram a Vico Equense, tu, Ciccio o Franco, scollinerai su fianchi di vulcani,
spappolerai finestre di cartone, da nuovo a nuovo effetto. Ma quando mai saprai il mio nome, Ignazio di Frigeria ed Alessandro, poeta Dozzi, poeta di battaglie, poeta d'Oltrepò Pavese. Vi presento oggi la terza parte della Sagra del Peccato, poesie dal 1957 al 2003 del poeta e narratore Bruno Mancini. Comincio col leggervi la trama che il poeta stesso, cosa insolita per un testo di questo tipo, ci presenta, sottolineando che si tratta di una trama dal punto di vista dell'autore, cosa che credo un indispensabile per un testo, per una raccolta di poesie. Prima parte. Un poeta, mentre sta mettendo a punto una raccolta di vecchi e nuovi scritti, muore di qualcosa. Parte seconda. Sul palcoscenico virtuale, un personaggio creato dall'autore in un'opera precedente, Ignazio, mescolando le storie delle sue gesta al racconto originale, sempre più prepotentemente si impossessa del ruolo di protagonista. Fino alla lunga attesa dell'evento, che consiste nel trapianto del cuore del poeta morto sul corpo dell'avventuriero Ignazio. Parte terza. Dopo il confuso risveglio di Ignazio, il poeta recupera il suo ruolo centrale, dettando le regole che consentiranno la sopravvivenza del prepotente avventuriero. E accade quindi che per soddisfarle, lentamente ed involontariamente, Ignazio si trasforma prima in poeta ed infine, e così potremo leggerlo nella raccolta. Vediamo ora una delle poesie della terza parte. Mi danzi intorno a braccia alzate, si scioglie il nodo che hai sul petto, gli occhi socchiusi. S'apre il sipario sul tuo pudore se le labbra schiudi, i fianchi frustano i pensieri. Finalmente, io urlo, ti perdo, e non ti accorgi che vado via mentre mi mostri la tua felicità.